Nuovo video tutto tech. Sono stati contattati dalla società GNCC, la quale ci ha gentilmente inviato una telecamera di videosorveglianza con una tecnologia, da come ci hanno promesso e da come cercheremo di riscontrare coi fatti, all'avanguardia. Ha molte ma molte funzioni, una qualità esagerata, e si tratta di una telecamera da esterno che naturalmente potete utilizzare anche all'interno della vostra abitazione, ma principalmente viene utilizzata all'esterno. Io direi di andarla ad aprire e di vedere il contenuto e poi di procedere con qualche caratteristica tecnica e poi l'installazione. Il modello è GNCC K1 Pro, telecamera di videosorveglianza di sicurezza, inviataci appunto dalla società. E adesso apriamo la confezione e andiamo a vedere che cosa c'è al suo interno. Una scatoletta con su scritto accessori. Ecco, io quando apro gli accessori per le telecamere e trovo non tanto le viti con tasselli, ma l'alimentatore, a me sta cosa fa impazzire. Perché parecchie società, chi ci segue sul canale saprà che abbiamo testato tantissime telecamere di videosorveglianza, ma all'interno l'alimentatore ben poche lo mettono. Prima sorpresa positiva, l'alimentatore. Abbiamo poi la dima per poter collegare al muro, al soffitto, la nostra telecamera, perché avete la possibilità di poterla fissare tranquillamente come le altre telecamere. Il manuale di istruzioni e ultima, ma non per importanza, la nostra telecamera di videosorveglianza. Eccola qui. Qui abbiamo le antenne, il cavo USB è collegato già all'interno, quindi non c'è pericolo, come mi è capitato su altre telecamere di sorveglianza. Quando voi andate a collegare lo spinotto, il jack, all'interno della telecamera, può capitare che col peso, col tempo, si inizia a smollare e quindi la telecamera non funzioni più. Tu diventi matto a cercare di capire che cosa sta succedendo e poi bastava semplicemente riaccostarlo. Mentre invece questa ha già il cavetto inserito al suo interno. All'estremità naturalmente l'USB che va messa qui nel suo bel alimentatore e poi nella parte frontale abbiamo faretti LED posti qui in alto. Ma adesso andiamo a capire le caratteristiche di questo prodotto. Utilizza l'app Osaio, ha una risoluzione 2K, l'obiettivo è da 3 megapixel e ha una visione diurna e notturna davvero molto nitida. Avete la possibilità di muovere sull'asse orizzontale la telecamera a 355 gradi e 110 per quanto riguarda l'asse verticale. Ha il rilevamento automatico della presenza di persone, la registrazione automatica nel momento in cui rileva la persona. Abbiamo tre modalità di visione notturna, la classica bianco e nero, quella a colori e quella automatica. Nel momento in cui rileva un movimento c'è la possibilità anche di far accendere questi faretti. È dotata di audio bidirezionale e attraverso l'app potete creare vari account in modo tale da poter condividere le potenzialità di questo prodotto anche con i vostri familiari. L'archiviazione avviene tramite il cloud oppure su una micro SD che potete mettere all'interno della telecamera. Adesso faccio partire qui la registrazione dello schermo, vi volevo aggiungere come informazione che i tre LED servono, entreranno in funzione quando c'è una ripresa notturna, aumentano la luminosità e una visione fino ai 10 metri in modo tale che si abbia una ripresa sempre più nitida. Naturalmente poi la persona malintenzionata, se dovesse vedere che ci sono anche delle luci accese, sicuramente non continuerà nel suo intento di voler venire a rompere le scatole, secondo me. Poi ci sono anche quelli che proprio non gliene può fregare di nulla. Detto questo, andiamo a vedere l'applicazione, scaricate l'app Osaio, qui dobbiamo dare per forza concorda, inizia a usare. Facciamo la registrazione come al solito sull'app Osaio, dopodiché ci rivediamo. Eccoci tornati, allora la registrazione naturalmente avviene come al solito, inserite la vostra mail e dopodiché vi verrà mandato un codice, inserite quello e a questo punto inizieranno a chiedervi tutte le varie autorizzazioni, consenti quando utilizzi l'app, desidera utilizzare il Bluetooth, va bene, vuole inviare delle notifiche, naturalmente sì, perché se no non ci manda le notifiche di quando viene rilevato la presenza di qualcuno. Ci dà la temperatura esterna e adesso facciamo aggiungi dispositivo. Adesso qui cerchiamo la nostra K1 Pro. Allora qui ci dà due possibilità per poter connettere la telecamera. O scansioniamo il QR code
oppure usiamo il cellulare per connetterci all'hotspot del dispositivo per una connessione veloce. Noi facciamo quello consigliato col QR code, ma naturalmente prima dobbiamo andare a collegare la nostra telecamera. Questo magari fatelo prima. Altra caratteristica molto importante, il filo veramente lungo, e altra cosa che dovete fare è togliere la pellicolina. Come vedete la telecamera sta facendo un check con una rotazione. Si può dire che fa una rotazione di 360 gradi, perché se calcolate che la attaccate al muro coprirà perfettamente qualsiasi lato della zona da verificare. Il LED rosso sta lampeggiando, non so se lo vedete sullo schermo, quindi possiamo dire la luce rossa lampeggia. Adesso inseriamo la password del nostro Wi-Fi e ci rivediamo dopo. Ora, una volta inserita la password, inquadreremo il QR code che vi compare sul cellulare con la telecamera. Come avete sentito, tenendo la telecamera ad una certa distanza, qui dice tra gli 8 e i 10 pollici, adesso non so quanti centimetri siano, ha rilevato il prodotto, lampeggia verde, quindi possiamo procedere. Facciamogli fare la ricerca e ci vediamo quando ha finito. Ho già avuto telecamere di videosorveglianza dove per poterle configurare ha trovato il prodotto. Sono felicissimo, pochi secondi mentre vi parlavo. A me questa cosa dello scansionare il QR code piace o non piace, perché in questo caso è andata bene, messa a una certa distanza l'ha trovato subito, eccetera eccetera. Con altre telecamere invece ci è voluta le calende greche, quindi per adesso va tutto bene. Gli diciamo dove posizioneremo la nostra telecamera. Se non è una di quelle sotto possiamo inserire noi, io la metterò in terrazzo, facciamo prossimo. Allora, sto muovendo la mano davanti alla telecamera. Come vedete la live sembra che abbia veramente un ritardo, ma di pochissimo. E sotto abbiamo disco, naturalmente ci chiede se può accedere alle nostre foto, parlare, quindi se per caso vogliamo parlare con la persona che c'è dall'altra parte, perché può capitare anche che magari siamo fuori casa, c'è nostra moglie sul terrazzo, gli vogliamo dire di ricordarsi di spostare la macchina perché quel giorno c'è il lavaggio strade e quindi deve spostarla, magari si è dimenticata, cosa che è successa purtroppo realmente, e gli possiamo dire: ehi, vai a spostare la macchina perché oggi è il giorno. Fotografare scatterà una foto e suono sentiremo. C'è la possibilità poi di abbonarsi al loro cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma io questa funzione non l'ho mai utilizzata e mai la utilizzerò. Lo spostamento della telecamera avviene in maniera immediata, come potete vedere. Entriamo nelle impostazioni. Allora, informazioni sulla telecamera, audio e video. C'è la funzione registrazione automatica. Poi ruota immagine, se per caso la utilizzate invece che sotto, cioè in questa posizione, nell'altra avete la possibilità di ruotare l'immagine direttamente. Monitoraggio del movimento, in questo momento la lascio disattivata. Riflettore, allora qui lascio la funzione automatica. La modalità automatica ci dà la possibilità di tenere, in caso di ambienti con scarsa illuminazione, la luce infrarossi sempre attiva, e si accenderanno le torce al rilevamento di un movimento. Dopodiché c'è la visione notturno a colori, si può attivare sempre la torcia, ma ci sarà la visione a colori, dopodiché c'è il bianco e il nero. Facciamo una prova della visione notturna. Ora, come giusto che sia, vedete poco e nulla. Nella parte anteriore si sono attivati i LED dell'infrarosso. Proviamo ad attivare quella a colori e come vedete scarsa luminosità, lui fa partire i LED e mi vedo perfettamente a colori. Pensavo fosse più sgranato o ci fossero dei problemi, invece nessun tipo di problema. Il bianco e il nero, eccoci qua. Utilizza i tre LED infrarossi e la visione comunque è molto dettagliata. Torniamo con la modalità luce nostra. Allora, indicatore LED è l'indicatore del pallino verde che io lascerò sempre attivo. Sincronizza il tempo. Qui dà la possibilità di sincronizzare l'orario della telecamera con quello del cellulare in modo tale che i vostri video abbiano sempre un orario e una data perfettamente coordinati. Confermiamo questa cosa, è avvenuta con successo. Notifica di rilevamento qui è attivo. Guarda spesso un luogo.
qui dà la possibilità di disegnare sull'immagine una zona che deve prestare particolare attenzione. Quindi, per esempio, se siamo in un ufficio, io magari disegnerò sulla porta in modo tale che la telecamera ponga una particolare attenzione per quella zona. In questo momento non l'attivo. Rilevamento del suono, come dice la parola stessa, nel momento in cui ha un rilevamento di suono particolare vi invia una notifica e parte la registrazione. Rilevamento del movimento, qui naturalmente poi va a fare la sua archiviazione. Condividi telecamera, se io do la password a un'altra persona della mia famiglia posso condividerla con lei, tutte le varie informazioni. Conservazione, qui dà la possibilità di iscriversi al cloud che offrono. Poi c'è il contatto, c'è la community, quindi tutta una serie di assistenze se per caso ne doveste avere bisogno. E poi c'è la possibilità di connettersi con il nostro dispositivo vocale. Io per adesso sono pienamente soddisfatto, ma vado ad impostare la ripresa a colori. Adesso passiamo alla skill del nostro assistente vocale, altro, skill e giochi, e andiamo a cercare Osaio. Ci clicchiamo sopra, l'abilitiamo all'uso. Questo servirà soprattutto per quelle persone che sono felici possessori di un Echo Show. Inseriamo le credenziali e ci vediamo dopo. Il prodotto è stato collegato. Come potete vedere è stato trovato un dispositivo, facciamo configura dispositivo e la posizioniamo su esterno. Avete poi la possibilità, una volta collegata col nostro assistente vocale, di poter richiamare su Echo Show l'immagine della telecamera. In questo momento io ho dei problemi col mio modem, perché ho provato a collegare, a far vedere, a visualizzare l'immagine della telecamera, ma non me la fa vedere, dice che sono problemi di collegamento con la telecamera. Ho provato anche con le altre telecamere che ho in casa e in questo momento ho qualche problemino. Ma una volta riavviato il modem e devo chiamare il mio gestore, perché ultimamente a casa mia con il modem non ci siamo. Vabbè, detto questo, considerazioni finali. Configurazione molto semplice, caratteristiche veramente da telecamera di alto livello. La qualità dell'immagine è davvero ottima, la live è accettabile, è un qualcosa di veramente buono. Il design a me sinceramente piace, è sempre piaciuta quella telecamera con la pallina qui, le antenne, mi dà idea di qualcosa di professionale, ma questa è una considerazione mia. Qualitativamente è prodotto naturalmente in plastica, le luci a LED fanno il loro sporco lavoro in maniera eccelsa. La qualità del notturno l'avete vista, anche la funzione a colori notturno, grazie anche ai LED che si accendono, rende l'immagine nitida e ricca di dettagli e particolari. Questo è fondamentale quando bisogna andare poi a recuperare il video di quello che è successo dopo che vi è arrivata la notifica. Cosa che mi è piaciuta ancora tanto è il filo molto lungo, il fatto che comunque la telecamera si è configurata in poco tempo. Cosa che non mi è piaciuta e quella cosa del QR code, in questo caso è andata bene, messa ad una certa distanza la telecamera ha rilevato il QR code e quindi tutti felici e contenti. Ma come vi dicevo prima, con altre telecamere questa cosa mi ha fatto veramente penare tanto. Terrò sott'occhio le qualità di questo prodotto e più avanti magari ne riparleremo. Vorremmo ringraziare la società GNCC che ci ha inviato il prodotto K1 Pro, che testeremo approfonditamente e vi faremo sapere cosa ne pensiamo, magari sul canale Instagram, sul canale Telegram o anche su TikTok. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare il prodotto e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!